Ciao a tutti colors e benvenuti in questo nuovo video visibilmente potteriano. Spero che la nuova intro nella intro vi sia piaciuta e per questa intro nella intro devo ringraziare soprattutto la mia sorellona Miriam, grazie al quale ho scoperto l'applicazione che si chiama Zedge. In caso ho pronunciato male o ve lo scrivo oppure vi metto il logo. Questa applicazione mi ha permesso di avere questa suoneria in maniera completamente gratuita, basta che quando vi chiede il metodo di pagamento voi facciate ignora, così non dovrete inserire dati sensibili che non avete voglia di inserire. Come avete potuto vedere la suoneria funziona e come. Ma veniamo al vero scopo del video. Io sono molto emozionato a girare questo video, spero si veda, perché è la prima volta che creo un video tag. I tag su Harry Potter sono stati fatti, rifatti e strafatti. La maledizione dell'erede non mi piace, allora ho pensato perché non fare un tag su Animali Fantastici. Ciao a tutti colors, scusate se in questo punto non mi state vedendo, ma il fatto è che sono un po' influenzato, però non potevo non approfittare di questo video per ricordare a tutti i Potterheads che Animali Fantastici e Dove Trovarli ha vinto recentemente nella notte degli Oscar il premio per i migliori costumi, quindi complimenti a Colleen Atwood o Edwin, non lo so come si dica, vabbè. Ho fatto una piccola ricerca e ho visto che non c'è, a parte il book tag che è un'altra cosa, che sono domande diverse. Io non farò il book tag, farò proprio una cosa completamente nuova. Vi ricordo, se decidete di rifare questo tag, in particolare le persone che taggerò, di citare che è stato creato da me e mettere un link al mio canale e barra o al mio video, se no se lo scopro mi cacchio. Il tuo animale fantastico preferito. Il mio animale fantastico preferito, se non altro per l'aspetto e anzitutto lo snaso, che però se la contende con l'asticello. Cosa ne pensi della separazione tra il mondo magico e quello dei No-Mag, Babbani e Harry Potter? Perché da una parte li capisco. I Babbani o No-Mag sono in genere persone scettiche che non sognano più, che non credono più alla magia, e quindi capisco da una parte il punto di vista dei maghi. Però sarebbe bello se ci fossero tanti Jacob Kowalski o Dempobler, bello come il sole, che un giorno scoprissero la magia senza però quella che è la modifica della memoria. Domanda numero 3, vorresti la telepatia di Queenie? Grande Queenie. Sì, devo dire di sì, mi risparmierebbe di perdere tanto tempo nella vita. Secondo te Ariana Silente? Sì, Silente, certo. Ariana Silente era un obscuriale? Sì, io sono d'accordo con la teoria che Ariana Silente fosse purtroppo un obscuriale, anche se non ho ben capito se ha fatto un'eccezione per quanto riguarda l'aspettativa di vita oppure no. Conosci uno snaso nella vita reale, inteso come persona attratta da tutto ciò che luccica? Sì, purtroppo, sì. Cosa ne pensi della coppia Newt e Tina? Ma non lo so, mi sembrano carini, però devo dire che per tutto il film non mi sarei aspettato che finissero insieme. Quanto è alta l'aspettativa di vita media di un obscuriale? Un obscuriale non può vivere più di 10 anni. Tagga almeno 2 tuoi magici amici. Bene, questa è finalmente l'occasione giusta per taggare una mia nuova iscritta che dopo tipo 2 secondi dall'iscrizione è venuto fuori che è una Potterhead. Quindi cara Jade del canale Mamas and Flowers, come ti avevo promesso, questo è il tuo momento. Se vuoi fare questo video tag ideato da me, lascerò anche i link ai canali delle persone che taggerò, così le persone che non sono taggate però volessero vedere i canali di queste persone possono andare a fare una visita. Poi taggo Polvia, poi taggo Luca Non Esiste e poi taggo Rafael Voice ASMR. Vi saluto, vi mando un bacio particolarmente a tutti i fan del mio cappello e ci vediamo al prossimo video. Nox.